A questa mattinata di Open Day delle nostre lauree magistrali, a tutti quanti, è bello vedere che siete parecchi e anche siete in aumento. Oggi l'intenzione è quella di darvi una panoramica delle nostre lauree magistrali, dell'offerta formativa delle lauree magistrali e poi anche di rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi che riguardano il contenuto, l'accesso e così via. Nel fare questo, vi faremo anche ascoltare un po' la parola dei nostri studenti che stanno frequentando o hanno appena finito di frequentare le singole lauree magistrali, che vi raccontano un po' la loro esperienza, che è sempre un'ottima cosa da fare prima di fare una scelta come questa, cioè sentire un po' l'esperienza di chi c'è stato. Il nostro Ateneo è diciamo un Ateneo grande, anche il nostro dipartimento è molto grande e la nostra ed è un po' anche la nostra forza questa di contenere al nostro interno tante competenze, tante discipline rappresentate, tanti scambi tra docenti che si occupano anche di cose diverse e quindi per chi di voi ha già avuto l'esperienza della triennale qui da noi, ma poi per tutti gli altri dico che diciamo, questo è effettivamente la nostra forza, il fatto di essere qui in presenza noi docenti tutti i giorni, adesso lasciamo perdere quest'anno disgraziato che ci lasciamo alle spalle, però questa è una grande ricchezza diciamo, del nostro Ateneo, questa nostra presenza è evidente sia nel fatto che noi facciamo lezione in aula quando appena potremo ricominciare, ma diciamo ci sono ottime prospettive su questo, ma anche per il fatto che noi siamo sempre qui anche al di fuori delle lezioni, quindi siamo sempre raggiungibili, oltretutto nel nostro tempo, diciamo, non dedicato alla didattica, facciamo ricerca, ci occupiamo di ricerca a tutto campo, di base applicata, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente sono tutte conoscenze che poi trasferiamo nei nostri corsi che vengono costantemente aggiornati anche un po' in base a quello che viene fuori nel mondo di interessante da raccontarvi. Prima di iniziare con la presentazione dei corsi laurea, vedete che nel nostro programma c'è un intervento della rete dei servizi di orientamento, la dottoressa Scaringi lavora in questo servizio che poi è composto diciamo da vari servizi, diciamo, è un servizio particolare, molto diciamo, curato e supportato nel nostro Ateneo, che riguarda l'orientamento un po' a tutto campo, quindi quello in itinere, un po' cioè quello in ingresso, quello che stiamo un po' facendo anche adesso, no? Quello in itinere e quello in uscita, quindi poi tutte le necessità che uno studente può avere durante il suo corso di laurea oppure alla fine del suo corso di laurea, quando diciamo, vuole. Sì, è chiamato a scegliere, no, quale futuro professionale avere, non solo in quel momento lo fa, ma in quel momento poi è chiaramente la decisione diventa più pratica, diventa più appunto necessita più di un supporto sulla conoscenza del territorio e così via. Quindi questi servizi sono particolarmente importanti, ottimi, è ottimo il fatto di farveli conoscere subito perché poi più si usano in realtà meglio è, perciò miglior vita farete all'interno dell'Ateneo. Io non ho altro da dire se non augurarvi una buona mattina e grazie a tutti i miei colleghi che partecipano a questa giornata e a tutti voi presenti. Io vado e vengo, ma insomma vi ascolto. Cioè, direi la parola o a Sì, Emanuele o a Silvia arrivo, direttamente, o arrivo. dottoressa Scaringi. Mi sentite? Mi sentite? Sì, Silvia, sì. Buongiorno a tutti. Metto meglio la condivisione dall'inizio. Eccomi qua, io sì, sono Silvia Scaringi. Scusate, ma abbiamo fatto tutte le prove, ma vedo cose che non mi piacciono. Eccomi qua. Io sono qui per una decina di minuti, chiedo poi a Emanuele se vado troppo per le lunghe di bloccarmi perché ho un po' questo difetto. E,
Sono qui per presentarvi, come diceva il professor Maravita, il nostro servizio, il Life Design Psylab, e darvi magari qualche idea dal nostro punto di vista. Il coordinatore del servizio, il coordinatore scientifico, la professoressa Camussi, e il nostro è un servizio che esiste da tantissimi anni, fa parte della rete dei servizi di orientamento dell'Ateneo, che sono tanti e lavorano in sinergia. Vi invito poi a guardare sempre il sito perché trovate tutte le specifiche a seconda dei vari bisogni. Oggi ho poco tempo, quindi non posso addentrarmi molto da questo punto di vista. Il nostro è un servizio, quindi, che ha proprio l'obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse in tutto il loro percorso formativo individuale. Voi qui siete magari al terzo anno, magari un po' prima, alle prese con la scelta della laurea magistrale. Come tutte le scelte, come tutti i passaggi, questo è un momento a volte delicato che genera e aumenta le incertezze, e però può essere anche un'occasione su cui riflettere alla luce anche di quello che tu si è imparato durante questo percorso che si è sostenuto. Quindi quello che facciamo noi è in tutte le fasi del percorso, proprio perché l'orientamento poi in realtà dal nostro punto di vista riguarda tutta la vita degli studenti, dei professionisti, soprattutto in un mondo come quello di oggi. Ma ancora prima del Covid mi viene da dire che è in continuo cambiamento, in continua evoluzione, quindi bisogna proprio imparare a progettarsi in divenire, del motivo per cui voi potete accedere al nostro servizio in tutte le fasi del vostro percorso. Lavoriamo su l'individuazione dei punti di forza e l'attivazione di risorse personali di ciascuno e di ciascuna. Cosa che a volte è più difficile da individuare, ci si sofferma spesso sulle proprie fatiche, sui propri limiti, ma anche a livello di interessi, di passioni, di potenzialità è importante riconoscerle. A volte il termine passioni così è un po' vissuto con ambivalenza, perché magari ci si dice ah, beati chi ha una passione da tutta la vita, ma magari anche esperienza vostra che alcuni interessi li avete scoperti strada facendo, addentrandovi nel mondo della comunicazione, nel mondo della psicologia, dal mondo dei percorsi che avete seguito. E questo è molto importante perché in realtà avere tanti interessi può essere difficile perché si tratta poi di collocarli, ma può essere anche senz'altro una ricchezza. Lavoriamo molto anche sullo sviluppo di tutte quelle competenze trasversali, che sono competenze individuali e di gruppo, che servono per affrontare e gestire il meglio il proprio percorso, sia formativo che professionale. Noi siamo psicologi e psicologhe di orientamento e i nostri obiettivi hanno proprio a che fare quindi con il poter rispondere a bisogni sia di orientamento che a volte di riorientamento, perché nella vita si può cambiare idea, l'importante è gestirla in maniera opportuna, valorizzando le proprie risorse e con l'idea proprio di migliorare la propria progettualità, sia formativa che personale, avendo presente tutte le complessità della vita anche personale. Noi ci rivolgiamo a quindi tutti gli studenti, sia potenziali che già iscritti, alle matricole. Da quest'anno il tutorato matricole è un progetto che prima era rivolto solo a chi si iscriveva il primo anno in università. Quest'anno, da quest'anno è anche per gli studenti e le studentesse delle lauree magistrali. Questo vi dice un po' anche di quello a cui stavo accennando prima, no? Che cambiare un percorso, sia se si proviene da altri atenei, ma anche se si sta proseguendo all'interno dello stesso ateneo, è comunque un altro pezzettino di strada che richiede e può mettere in campo nuove idee, il bisogno di adattarsi al nuovo contesto. Ci occupiamo anche di studenti e studentesse con particolari bisogni e specificità, come possono essere gli studenti adulti, che ovviamente hanno un carico di famiglia, di lavoro differente da quello di uno studente tradizionale, studenti internazionali o fuori sede.
e a tutti gli studenti e alle studentesse iscritte. Una slide solo per accennarvi a questa idea. Spesso la domanda è: qual è la scelta giusta? La scelta giusta che mi possa garantire tutta una serie di certezze che hanno a che fare con un futuro che è, come dire, imprevedibile per definizione. Quindi, più che pensare a una scelta giusta in termini di garanzie di futuro, di successo, di lavoro, di certezze, quello che diventa dal nostro punto di vista importante fare è proprio quello di mettere insieme, di fare una scelta consapevole e una scelta che possa mettere insieme il pezzo che di oggi, mi viene da dire, cioè tutte le informazioni che potete acquisire da fonti dirette e quindi che vi aiutano ad avere anche una dimensione reale di quello che è poi studiare in un percorso magistrale piuttosto che un altro. Ve lo dico perché a volte credo che sia importante che voi siate qua oggi, che occupiate un po' del vostro tempo per vedere quello che davvero è poi studiare un percorso più piuttosto che un altro, ma poi c'è anche il pezzettino più personale, quello che è anche più difficile perché si tratta di mettere insieme le due dimensioni, quella informativa con quella legata a definire sempre meglio i propri obiettivi, la propria idea di università, le proprie motivazioni, i propri interessi, che dicevo prima, a volte sono difficili da individuare, e anche, perché no, le proprie paure. Una di queste, sicuramente in questo periodo l'abbiamo un po' sperimentato tutti, ahimè, è proprio quella su come sarà il futuro, no? A volte è difficile anche immaginarselo. Il lavoro che facciamo è proprio quello di aiutare gli studenti e le studentesse anche a prepararsi a questi cambiamenti, a sviluppare una progettualità che sia flessibile e che sia capace di stare dentro questa grande incertezza dentro cui ci muoviamo. Come facciamo tutto questo? Emanuele, quanto tempo avrò ancora? Un minuto? Io un minuto, un paio di minuti. Grazie. Dunque, ovviamente in questa fase siamo disponibili online e non ancora in presenza, attraverso la possibilità di chiedere dei colloqui individuali, delle consulenze formative e oppure proponiamo degli incontri di gruppo, dei talks su Webex online, che hanno un po' il valore proprio di lavorare su una serie di competenze. Queste sono quelle che passate su cui non mi soffermo, forse più interessante farvi vedere questa slide. Nell'ambito degli Open Day delle triennali abbiamo organizzato una serie di eventi a partire dalla settimana del lunedì 24 maggio che magari possono interessarvi per iscrivervi anche se non siete appunto nella fase di scelta iniziale, proprio perché magari c'è qualcosa che vi può così sollecitare un interesse e per iscriversi a questi eventi bisogna passare attraverso le iscrizioni del sito di Ateneo, perché sono organizzati dall'Ateneo all'interno dei percorsi di orientamento. Vi lascio solo la nostra mail perché per prenotare un colloquio, per iscriversi a degli eventi di gruppo, basta contattare consulenza.psicosociale@unimib.it e nel sito trovate l'aggiornamento di tutte le cose che facciamo. Nei servizi in generale trovate tutti i servizi di orientamento, nel Life Design Psylab trovate gli incontri che organizziamo, di solito li pubblicizziamo ogni 3 mesi circa. Adesso trovate alcune cose già programmate tra maggio e giugno. Credo che il mio tempo sia finito, quindi io vi ringrazio dell'attenzione. Passo la parola alla presentazione dei diversi corsi di laurea magistrale. Devo però interrompere questa. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Emanuele, vai tu o vado io? Vai, 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 vai. Vado. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Adesso, prima di iniziare a parlare, anch'io condividerò con voi
la mia schermata e chiederò anche alle colleghe e ai colleghi di dirmi se, scusatemi, che ci arriviamo a far vedere la presentazione che dovrei riuscire anche a invertire. Così Sì, si vede, dovrebbe si vede. essere. Perfetto, perfetto, grazie mille. Allora, buongiorno ancora. Io mi chiamo Lorenzo Montali. Con alcuni di voi ci siamo probabilmente già incontrati e conosciuti al primo anno del corso di laurea di Scienze Tecniche Psicologiche in cui appunto insegnavo psicologia sociale, ma qui sono in un'altra veste, cioè come il presidente di questo corso di laurea magistrale in psicologia sociale, economica e delle decisioni, nel quale peraltro ho un corso al primo anno di metodologie qualitative a cui farò brevemente riferimento poi. Oggi qui sono appunto per presentarvi questo corso di laurea e per rispondere alle vostre eventuali domande e curiosità sui contenuti del corso piuttosto che sui profili professionali di uscita. Ovviamente sono qui oggi, poi sono disponibile a essere contattato via mail nelle prossime settimane. Allora, questo corso di laurea di psicologia sociale, economica e delle decisioni nasce e poi nel corso del tempo si è sviluppato attraverso progressivi cambiamenti a partire da un lavoro che come docenti del corso di laurea abbiamo fatto sul contesto professionale. Un elemento che è secondo noi indispensabile, cioè ragionare sul contesto professionale per un corso di laurea come il nostro, che appunto è profondamente calato nella realtà e nei problemi delle organizzazioni e dei contesti sociali. E allora, che cosa noi osserviamo in questi contesti sociali e organizzativi? Nella nostra prospettiva osserviamo la presenza di una domanda di psicologia che è diffusa e del resto molte ricerche, anche recenti, indicano proprio nella psicologia sociale del lavoro due ambiti in cui le professioniste e i professionisti psicologi attuali vedono una rilevante possibilità di inserimento professionale. Allo stesso tempo si tratta di una richiesta di intervento psicologico che è diversa rispetto a quella del passato. In primo luogo perché si tratta di operare rispetto a dei problemi complessi e come sempre rispetto ai problemi complessi si muovono più e diverse professionalità con le quali psicologhe e psicologi devono imparare a dialogare in una logica che chiamiamo interdisciplinare, ma anche con una competenza, con una conoscenza rispetto al lavoro delle altre professionalità. E un secondo elemento di differenza rispetto al passato è quello che appunto si tratta ora in maniera più forte di chiarire in maniera precisa il proprio contributo specifico, ciò che portiamo come psicologhe e psicologi nel lavoro con le organizzazioni, dato che appunto ci si trova a collaborare ma anche a competere con altre professionalità. E questo lavoro di definizione non è scontato, perché il prodotto della psicologia può essere qualcosa di difficile da spiegare a un cliente, a un committente, e questo richiede un grosso lavoro, un grosso investimento sul piano mentale, innanzitutto da parte, dei professionisti, per riuscire a pensare a rappresentare il valore di ciò che riteniamo di poter offrire in una situazione specifica. Allora, questo valore, noi pensiamo, la specificità del contributo delle psicologhe e degli psicologi è il fatto che in ogni situazione sociale e organizzativa la prima cosa che si conosce e con cui quindi bisogna imparare a lavorare sono le persone e le rappresentazioni sulle realtà sociali che queste persone hanno. Allora, nel modello professionale al quale noi lavoriamo, si tratta di promuovere con i diversi clienti, con i diversi committenti, dei circoli che noi chiamiamo di conoscenza e azione, e cioè in cui gli attori, no, del contesto sociale organizzativo ricercano sul problema, ragionano e ricercano sul problema, ma anche su di sé.
sui propri modelli di pensiero interiorizzati e fanno questo lavoro di ricerca sul problema e su di sé per costruire nuovi significati, nuove pratiche individuali e collettive, proprio a partire dal confronto tra sistemi di rappresentazione. Quindi promuovono cambiamento sociale e organizzativo riflettendo sui propri sistemi di rappresentazione e costruendo nuovi sistemi di pratica. Un secondo elemento che ci pare caratterizzare il contesto professionale è relativo al fatto che oggi i bisogni di intervento sono spesso impliciti, sono espressi in maniera confusa e quindi devono essere intercettati da chi lavora come psicologo e psicologa all'interno di quei contesti sociali e organizzativi, aggregando le persone intorno a problemi di interesse comune. In passato questo non era una difficoltà perché ci si muoveva in un mercato più ricco e che veniva affrontato con una cultura libero professionale, con modelli forti, presi dalla medicina, presi magari dalla psicanalisi, dalla pedagogia attiva. Oggi questa immagine forte è parzialmente superata per i giovani professionisti, psicologi e psicologi, e come dicevamo prima, diventa una competenza critica, cioè essenziale, quella di riuscire a rappresentarsi e a far comprendere al nostro committente, al nostro cliente, il valore del servizio che offriamo. In questa logica, quindi, l'intervento che noi dobbiamo essere in grado di promuovere sui processi sociali e organizzativi si fonda su un sapere che è basato sulla conoscenza costruita nella relazione con un sistema cliente, dentro un sistema cliente, e tende a definirsi su una base di un servizio che viene realizzato rispetto a conseguenze specifiche dei problemi affrontati. Che cosa significa questo? Significa che più che essere portatori di una cassetta degli attrezzi che andiamo ad applicare in maniera indistinta nelle diverse situazioni, questa cassetta degli attrezzi noi dobbiamo essere capaci di declinarla, di costruirla insieme, di applicarla insieme con il sistema degli attori, in primo luogo i nostri clienti, dentro quel contesto sociale organizzativo. Più che essere portatori di soluzioni che vanno bene in maniera universale, dobbiamo costruire soluzioni a partire dalla comprensione del modo in cui i problemi si declinano localmente, cioè differentemente nei diversi contesti sociali e organizzativi. E allora la professionalità a cui questo corso di laurea forma si esprime come capacità di lavorare a partire dalla conoscenza degli strumenti per la ricerca e l'intervento, ma anche grazie allo sviluppo di una consapevolezza delle diverse scelte che si danno in funzione dei diversi contesti nei quali andremo ad operare. Questo consente di costruire conoscenza per individuare ipotesi provvisorie dentro le quali definire azioni. E a loro volta le azioni che noi mettiamo in campo consentono, con un processo di tipo circolare, di verificare e di arricchire la conoscenza che abbiamo costruito sia sui problemi che sul contesto in cui operiamo. Tutto questo si traduce in due fondamentali profili professionali: quello di psicologo e psicologo del lavoro e delle organizzazioni e quello di psicologo e psicologo sociale, dove lavorano queste figure professionali, questi profili professionali. Lavorano in una molteplicità di contesti diversi. Tanto che io qui vi ho messo soltanto appunto alcune indicazioni di ordine generale, ma mi rendo conto, per esempio, io stesso, quando guardo le pagine LinkedIn delle nostre laureate e dei nostri laureati, di come appunto questi contesti siano molto diversificati, anche di più di quello che, come dire, noi, quando abbiamo pensato il corso, abbiamo immaginato. Tipicamente, però, appunto, giusto perché è importante avere un quadro di riferimento, lavorano negli uffici risorse umane, in organizzazioni private e pubbliche, lavorano nel terzo settore, ma anche nei servizi pubblici e privati, lavorano in istituti di ricerche, di mercato, lavorano in agenzie di comunicazione, in studi di consulenza, lavorano come professionisti individuali e infine in una
piccola parte lavorano anche in ambito accademico. Se questi sono i contesti, quali sono gli ambiti di attività nei quali questi professionisti sono impegnati e impegnate? In primo luogo nel lavoro di conduzione di diagnosi organizzative a partire dalle quali si costruiscono ipotesi di intervento e di sviluppo organizzativo che possono condurre fino al change management, al cambiamento delle stili di gestione di un'organizzazione. Lavorano poi nella progettazione e nella conduzione di attività formative, ma lavorano anche occupandosi di attività come l'analisi dei processi cognitivi e di scelta che sono applicati a diverse realtà di tipo economico, sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Possono poi svolgere attività relative alla progettazione e alla realizzazione di campagne di consulenza sui comportamenti di consumo, quindi sulle scelte che ciascuno di noi fa relativamente ai propri consumi e su come queste scelte possono essere orientate o riorientate in un senso di cambiamento. Possono condurre interventi di psicologia sociale e di comunità che si calano dentro contesti specifici e provano a promuovere il benessere di quelle comunità. E possono realizzare indagini che consentono di verificare e di ampliare modelli di tipo teorico nell'ambito della psicologia sociale economica del lavoro e delle organizzazioni, in particolare ovviamente all'interno dei contesti universitari. Come prepariamo le professioniste e i professionisti che escono da questo corso di laurea? Beh, il nostro è un corso, come tutti i corsi magistrali che vi verranno presentati oggi, articolato in 2 anni. Nel corso di questi 2 anni si acquisiscono 120 CFU. Attraverso un insieme di attività che sono di attività didattica cosiddetta frontale, nella quale appunto frequentate dei corsi e date i relativi esami, e poi una serie di attività pratiche che sono laboratoriali e di stage, che per noi sono una parte integrante fondamentale del corso di laurea. Come abbiamo suddiviso questo percorso di 2 anni? In primo luogo abbiamo organizzato gli insegnamenti in maniera tale che appunto il primo anno c'è la maggioranza degli esami frontali da sostenere, in modo che il secondo anno sia più libero anche per altri tipi di attività. E quindi il primo anno ci sono 6 insegnamenti, 3 nel primo e 3 nel secondo semestre, e invece il secondo anno ci sono altri 4 insegnamenti. Vedremo poi come gli insegnamenti si differenziano a seconda che siano obbligatori oppure che siano a scelta. Appunto, poi c'è un grosso gruppo di attività formative di tipo più pratico, che sono laboratori 2 nel primo anno e 1 nel secondo anno, e un percorso di stage obbligatorio all'interno del secondo anno. Il percorso viene poi concluso dalla tesi di laurea che vale 16 CFU. Gli insegnamenti al primo anno sono tutti obbligatori, così come lo sono i laboratori. Perché sono tutti obbligatori? Perché costituiscono quella formazione di base, di tipo teorico, di tipo concettuale, di tipo metodologico, che è necessaria poi per affrontare nel secondo anno una scelta relativamente appunto in qualche modo specializzazione che uno vuole avere, che è una specializzazione che va intesa nel senso appunto di identificare quali sono delle materie, degli orientamenti che sono per me più rilevanti, che possono essere più, come vedremo, nell'ambito della psicologia sociale, magari nella psicologia delle decisioni, oppure nella psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Allora, che cosa comprendono gli insegnamenti obbligatori del primo anno?
cercano di coprire appunto le tre aree fondamentali intorno a cui si articola il nostro corso di laurea. E quindi, in primo luogo, la psicologia dei processi sociali, e cioè un corso di psicologia sociale, come dire, avanzato rispetto a quello che avete frequentato nei vostri anni della triennale, sia che proveniate da scienze tecniche psicologiche, sia che proveniate da scienze della comunicazione. Un secondo corso di psicologia del pensiero, che riguarda e che indaga, approfondisce gli elementi relativi al decision making da una parte e alla comunicazione dall'altra. E un corso più relativo alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni, e cioè il corso di organizzazione in psicologia. Il quarto corso obbligatorio, la psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, è un po' trasversale, come dire, alle diverse aree che ci riguardano, ed è un corso direttamente calato nella realtà e nei problemi che i gruppi e le organizzazioni si trovano ad affrontare. Il primo anno si conclude poi, i due corsi si tengono in effetti al primo semestre, ma diciamo si conclude questa progettazione didattica con due corsi di metodologie. Da una parte il corso di metodologie quantitative e dall'altra il corso di metodologie qualitative. Crediamo che questi due corsi insieme siano fondamentali proprio perché riescono a offrire quelle competenze di ordine metodologico che appunto fanno parte, come dire, del bagaglio fondamentale col quale poi voi vi avvicinate ai contesti professionali. Questi elementi di metodologia sono poi approfonditi nei due laboratori metodologici del primo anno, il laboratorio di metodologia che comprende una parte quantitativa, una qualitativa e una di partecipazione a esperimenti e ricerche sul campo, e un laboratorio di tecniche del questionario. Secondo anno, qui si aprono invece le scelte che ciascuno di voi farà e che indicherà nel piano di studi che compilerà nel primo anno e che potrà poi modificare ovviamente nel corso del suo percorso, proprio perché appunto si aprono diverse possibilità di scelta e di decisione, come diceva prima la dottoressa Scaringi, anche di elaborazione personale. Anche qui i corsi diversi fra i quali sceglierete, e sono quattro appunto i corsi a scelta del secondo anno, quindi la scelta è libera, sono fra un elenco che vi proponiamo noi e un insegnamento che potrete prendere da qualsiasi corso di laurea magistrale, anche fra quelli di cui sentirete le presentazioni dopo, dell'Ateneo, dell'Ateneo, sia che siano in ambito psicologico, sia che siano in ambito extrapsicologico. Per esempio, alcuni nostri studenti vanno a fare un corso a scelta a sociologia, oppure a economia o a giurisprudenza, proprio nella logica interdisciplinare a cui facevo riferimento prima. Allora, i corsi a scelta del secondo anno che vi proponiamo direttamente noi sono di nuovo nell'area della psicologia sociale, come per esempio cognizione sociale, psicologia delle influenze sociali, psicologia delle differenze e delle disuguaglianze o cyberpsicologia, che è un corso che rappresenta un unicum nel panorama, diciamo, dell'offerta psicologica magistrale, perlomeno a Milano, così come intervento psicosociale di promozione del benessere. O a corsi già più trasversali, come quello la ricerca e intervento nei gruppi e nelle organizzazioni, che si muove appunto a cavallo fra la psicologia sociale e la psicologia del lavoro. E poi appunto alla psicologia del lavoro sono dedicati corsi come consulenza, intervento e sviluppo organizzativo, psicologia delle condotte finanziarie, consumer psychology, che è un corso che viene tenuto in modalità parzialmente e-learning e in inglese, o strumenti di indagine per le organizzazioni e i mercati. I laboratori del secondo anno sono, il laboratorio del secondo anno è a scelta fra tre opzioni diverse: metodi e tecniche di intervento per la promozione del benessere, che è collegato al corso che abbiamo visto prima, buone pratiche di integrazione con i cittadini migranti, che è legato al corso di psicologia delle differenze e delle disuguaglianze, e un laboratorio di
progettazione come competenza trasversale alle diverse professionalità psicologiche, appunto, nell'ambito della psicologia sociale e delle organizzazioni. Lo stage, appunto, può essere esterno o interno, in entrambi i casi, appunto, è uno stage obbligatorio perché abbiamo ritenuto che questa, come dire, confronto con la pratica del lavoro, che sia una pratica in ambito accademico o che sia una pratica in ambito extra-accademico, fosse un elemento qualificante e fondamentale all'interno del corso di laurea, e appunto sarà a vostra scelta identificare l'organizzazione in un gruppo, in una lista di organizzazioni che l'Ateneo mette a disposizione, che sono tutte convenzionate con l'ordine degli psicologi della Lombardia, oppure decidere di fare lo stage internamente. Come si accede al corso di laurea in psicologia sociale e economica delle decisioni? Il numero programmato è di 120 posti, quindi è il massimo dei posti che noi possiamo accettare. Le domande potranno essere presentate dal 10 giugno di quest'anno fino al 31 luglio di quest'anno. Il bando uscirà a breve, e la graduatoria come verrà definita? In base sostanzialmente alla vostra carriera accademica pregressa. Cioè, bisognerà essere sicuri che abbiate acquisito almeno 88 CFU in sei diversi settori della psicologia, e in ognuno di questi settori dovrete aver acquisito almeno 6 CFU. E contemporaneamente aver acquisito, entro il termine di presentazione della domanda, il livello di inglese B2. Queste sono le informazioni essenziali. Il mio tempo è anche scaduto, le informazioni essenziali che vi volevo dare sul corso, ma ovviamente nello spazio delle domande che ci sarà alla fine degli interventi anche delle mie colleghe e dei miei colleghi, ci sarà poi la possibilità per voi di chiedere elementi più specifici. Intanto io vi ringrazio dell'attenzione che avete dedicato a questa mia presentazione, e chiedo la cortesia al professor Preti, che coordina questa nostra giornata oggi, di mandare il video delle studentesse e degli studenti di psicologia di PSED che abbiamo preparato per aiutarvi, appunto, ancora meglio a chiarirvi sulle caratteristiche del corso di laurea. Grazie mille. Io, Emanuele, non sento l'audio, non so gli altri. No, nemmeno io. Ora? Ok. Ho scelto PSED perché mi dà la possibilità di mettere in pratica le competenze apprese in triennale in un contesto nuovo per la psicologia, come quello del mondo del lavoro. Ho scelto questo corso perché è un corso giovani, in un'università giovani, innovativa e all'avanguardia, proprio come noi giovani. Ho scelto PSED perché mi permette di capire meglio come funzionano le organizzazioni e come migliorare la soddisfazione e il benessere delle persone al lavoro. Ho scelto questo corso perché sono convinta che, grazie al suo approccio molto pratico, possa darmi in futuro delle solide basi per affrontare il mondo lavorativo. Ho scelto PSED per potermi approcciare ai problemi in un'ottica preventiva e non terapeutica. Ho scelto questo corso perché mi permette di sperimentare lavori di gruppo e perché mi piace pensare la psicologia al servizio delle organizzazioni. Ho scelto PSED perché ho a cuore le discriminazioni e le disuguaglianze e voglio acquisire gli strumenti per combatterle. Ho scelto questo corso perché propone una visione del mondo aziendale da un punto di vista psicologico e umano. Ho scelto PSED perché mi piacerebbe lavorare in un'ottica saltogenica e con la collettività. Ciao, sono Ilaria Spanascio e frequento il secondo anno si mette al secondo anno di PSED, acronimo di Psicologia Psicologia Sociale, Sociale, Economica e Economica e delle Decisioni. Decisioni. Il corso di laurea in PSED permette di approfondire due importanti aree disciplinari della psicologia, che sono la psicologia sociale, da un lato, e la psicologia economica del lavoro, dall'altro. Si tratta di due ambiti di applicazione della psicologia molto vasti e allo stesso tempo strettamente interconnessi, dal momento che in entrambi i casi si
si concepisce l'individuo non come un ente a sé stante, ma come qualcuno pienamente inserito all'interno delle relazioni e dei contesti, da quelli lavorativi a quelli comunitari, passando per qualsiasi forma di organizzazione possa essere concepita. Si affrontano quindi temi più squisitamente sociali, come i processi di demonizzazione, i conflitti intergruppi, gli stereotipi e pregiudizi, e temi invece più legati al mondo del lavoro, e quindi processi organizzativi, decision making, cultura organizzativa e così via. E avrei utilizzato 200 per questo finale, e volevo sottolineare la possibilità di acquisire competenze, di applicare al contesto pratico le conoscenze apprese grazie alla teoria. Come si può già pienamente vedere dalla guida magistrale, al primo anno, nei corsi di metodologie quantitative e qualitative, bisognerà portare avanti quello che è il laboratorio di metodologia. In questo laboratorio si verrà divisi in piccoli gruppi e si potrà discutere delle tematiche trattate a lezione con i tutori di laboratorio. Sempre durante il primo anno, al secondo semestre, ci sarà il laboratorio di tecniche del professorario. Inoltre, bisognerà partecipare a un certo numero di esperimenti promossi dal nostro dipartimento per acquisire due scelte. Al secondo anno, invece, ci saranno altri laboratori da scegliere, il tirocinio da fare o all'interno o all'esterno dell'università, in organizzazioni convenzionate con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e soprattutto proprio della laurea, il percorso di orientarsi al psicologo. Uno dei punti di forza del SED è la possibilità di scegliere fra tantissimi corsi. Il secondo anno, infatti, è totalmente libero, in modo tale che ogni studente abbia la facoltà di strutturare il percorso sulla base dei propri interessi. In questo modo, una persona può decidere, ad esempio, di approfondire tutto ciò che riguarda il lato organizzativo, e quindi lo sviluppo, la consulenza e l'intervento a questo livello. Oppure può decidere di studiare maggiormente i temi delle differenze e delle disuguaglianze, o ancora può concentrarsi sui processi decisionali, sull'influenza sociale e così via. È possibile così orientare la propria formazione, tenendo conto delle inclinazioni personali, ma anche degli obiettivi professionali che ci si è posti. Si tratta di un corso con una forte connotazione pratica e l'acquisizione di competenze fondamentali per il futuro lavorativo che ci attende. All'interno della quasi totalità dei corsi erogati troverete un metodo di insegnamento molto innovativo, che è il lavoro di gruppo, una costante confronto con il docente e la possibilità di assistere a interventi esterni che permetteranno di arricchire i temi trattati all'interno del corso. I lavori di gruppo sono uno strumento utilissimo per superare al meglio gli esami e tutte le sfide che ci verranno proposte. Queste metodologie trasversali sono la peculiarità di questo percorso di studi e sono state fondamentali per la mia scelta. Spero che potranno essere anche per voi. Grazie Emanuele, scusate, è stato un po' straziante questo video per l'audio che aveva. Ma cercheremo di metterlo online sul sito per chi di voi volesse vederlo. E grazie mille alle studentesse e agli studenti di PSED che hanno generosamente partecipato alla sua realizzazione. Bene, Chiara. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Chiara Turati e sono qui come presidente del corso di laurea di psicologia dello sviluppo dei processi educativi. Dovreste, credo, vedere le slide. Sì. Ok. Bene. Allora, intanto benvenuti, benvenute, sono davvero contenta che siate così numerose, che numerosi partecipiate a questi Open Day. Vediamo se riesco ad andare avanti. Bene, volevo cominciare nel presentarvi il corso di laurea in psicologia dello sviluppo dei processi educativi, piuttosto che entrare da subito nei dettagli del corso di laurea, volevo un po'
darvi un'idea del progetto culturale che sta alla base di questo corso di laurea, che può essere un po' riassunto da una frase, se volete, anche banale, piuttosto semplice, e cioè che il bambino di oggi è l'adulto di domani. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le risorse, le attenzioni, gli sforzi che noi dedichiamo al bambino oggi sono preziosi perché ci consentono di costruire il nostro futuro domani, perché il bambino, di oggi sarà il cittadino del futuro. Sento il ritorno della mia voce, non so di chi. Quindi il cittadino di domani, quindi lo studente di domani, l'insegnante di domani, il lavoratore, di domani. E questo corso di laurea si dedica per l'appunto alla prevenzione, al supporto e alla cura del bambino che si sviluppa. Ecco, supporto, prevenzione e cura che naturalmente non sono dedicate solo al singolo bambino, al singolo individuo, perché sappiamo che lo sviluppo e la crescita dei bambini avviene all'interno di un contesto che può essere il contesto familiare, il contesto educativo nel quale i bambini trascorrono parte della loro giornata. Quindi supporto e prevenzione, così come la cura, sono dedicati non solo al bambino, ma anche al contesto. Ecco, è quindi importante riferirsi anche al fatto che il corso di laurea non prepara soltanto alla valutazione e all'intervento, quindi se vogliamo alla cura, ma dà ampio spazio alla prevenzione e al supporto, poiché riteniamo che grazie, insomma, alle attenzioni che noi diamo nel prevenire il disagio piuttosto che nel supportare lo sviluppo. Pensate all'importanza degli interventi di supporto alla genitorialità oppure degli interventi di supporto all'interno dei contesti educativi, possibili disagi futuri possano essere evitati. Ecco, questa slide voleva appunto sottolineare il fatto che il corso di laurea no, non solo si occupa, insomma, dedica la sua attività formativa a tutte quelle competenze che consentono allo studente di approfondire le tematiche che riguardano lo sviluppo sociale, lo sviluppo nell'ambito delle relazioni, lo sviluppo cognitivo, lo sviluppo delle emozioni, così come lo sviluppo delle relazioni all'interno dei diversi contesti, ma anche appunto dedica largo spazio agli ambienti nei quali queste capacità emergono, quindi alla famiglia e ai contesti educativi. Quali sono i profili professionali che coloro che gli studenti che frequentano il corso di laurea possono poi a cui possono poi avvicinarsi gli studenti che frequentano questo corso di laurea? Ecco, anche qui non dobbiamo pensare soltanto all'ambito clinico e quindi alla valutazione e all'intervento nei disturbi del neurosviluppo, ma dobbiamo pensare anche all'ambito assistenziale e quindi alla programmazione di interventi volti a favorire lo sviluppo in situazione di disagio, all'ambito educativo, quindi agli interventi nelle strutture educative, nelle comunità per minori nella formazione del personale e infine all'ambito scolastico, quindi alle attività di consulenza e di supporto all'inclusione scolastica, piuttosto che a tutte le attività legate agli sportelli scolastici che sono ormai molto diffusi.
Ecco, a questo proposito, proprio recentemente il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e il Ministero dell'Istruzione hanno siglato un protocollo d'intesa, per il supporto psicologico nella scuola a seguito della pandemia, Covid-19 e hanno, stilato delle linee di indirizzo per la promozione del benessere, a scuola. E stanno, diciamo così, mettendo a punto delle modalità di intervento che possano, anche al di là della situazione contingente della pandemia, sistematizzare, diciamo così, l'apporto e il supporto psicologico all'interno della scuola. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che il nostro corso di laurea è particolarmente legato e attinente a questi temi. Quindi, fatta questa premessa, diventa chiaro che gli obiettivi formativi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo dei processi educativi sono proprio quelli di consentire l'acquisizione di conoscenze avanzate relativamente ai processi di sviluppo nell'età evolutiva, con specifico riferimento ai diversi contesti educativi e alle modalità di valutazione e di intervento all'interno di questi contesti. Questo corso di laurea si caratterizza anche per il fatto che è l'unico corso di laurea all'interno del Dipartimento di Psicologia, è uno dei pochi a livello nazionale, che consente l'iscrizione part-time. Quindi nel momento in cui lo studente perfeziona la sua immatricolazione al corso di laurea, può scegliere tra una iscrizione full time, cioè l'iscrizione abituale che prevede una durata del corso di laurea di 2 anni e quindi all'incirca 60 crediti formativi all'anno, e invece l'opzione part-time che invece prevede una durata estesa per 4 anni del corso di laurea e in questo caso l'offerta formativa del corso di laurea è distribuita su 4 anni e quindi prevede all'incirca attività per 30 crediti formativi per anno. Le tasse universitarie annuali sono quindi in maniera corrispondente all'attività formativa offerta, risultano dimezzate, per, gli studenti che, optano per questo tipo di iscrizione. Naturalmente si tratta di un'iscrizione che è particolarmente, una modalità di iscrizione che è particolarmente, indicata per, gli studenti, lavoratori o per tutti, quegli studenti che non possono dedicarsi full time alle attività al corso di laurea, all'attività di studio. Allora, veniamo ai criteri di accesso. Possono accedere al corso di laurea gli studenti che hanno già conseguito una laurea triennale, oppure gli studenti che sono laureandi e che intendono conseguire la laurea triennale entro il 31 ottobre 2021. I criteri di accesso sono del tutto analoghi a quelli che ha presentato il professor Montali un attimo fa per SED, quindi sono richiesti 88 crediti formativi universitari nei diversi ambiti della psicologia. Questi 88 crediti formativi devono essere distribuiti su almeno 6 degli 8 settori scientifico-disciplinari della psicologia. E per ciascuno di questi 6 settori scientifico-disciplinari devono essere presenti almeno 6 CFU. Quindi 88 CFU in totale, distribuiti su almeno 6 settori, almeno 6 CFU per ciascun settore. Ecco, è possibile. Gli 88 CFU devono riferirsi esclusivamente ad attività formative che prevedono l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi. Quindi
quindi non possono riferirsi, per esempio, a laboratori che prevedono semplicemente un'approvazione o un superamento del laboratorio. È possibile raggiungere gli 88 CFU anche attraverso il superamento di esami relativi a corsi singoli, che non costituiscono, che non devono però costituire attività obbligatorie per il corso di laurea PSPE. Perché questo? Perché naturalmente se vengono utilizzati dei corsi singoli per accedere al corso di laurea PSPE, questi corsi singoli, se sono obbligatori per il corso di laurea, poi devono essere, questi esami devono essere poi sostenuti nuovamente, questo non avrebbe senso. Se utilizzate corsi singoli per entrare nella graduatoria, è importante sottolineare che questi corsi, questi esami, non possono poi essere riconosciuti dopo l'immatricolazione ai fini di una abbreviazione della carriera. La graduatoria è naturalmente formulata sulla base del punteggio complessivo calcolato sulla base dei voti, ottenuti negli 88 CFU dichiarati per l'ammissione. Allora, per quanto riguarda le modalità di ammissione, è importante distinguere il fatto che per i candidati di questo Ateneo, quindi per gli studenti che provengono da una laurea bicocca, l'Ateneo è in grado di calcolare automaticamente il punteggio più favorevole al candidato. Quindi il candidato si pre-iscrive, ma non deve compilare nessuna autocertificazione. Può autocertificare soltanto esami di altre carriere per i quali non ha mai richiesto il riconoscimento. Invece, i candidati, gli studenti che provengono da altri atenei devono compilare un'autocertificazione online, specificando quindi quali sono gli esami e qual è il loro voto e quanti CFU intendono assegnare a ciascuno di quegli esami per far sì, per raggiungere il totale di 88 CFU che è richiesto per l'ammissione. Infine, i candidati con titolo straniero non devono compilare alcuna autocertificazione, ma devono fare l'upload, devono caricare i documenti richiesti sul sito. Sarà poi la commissione stabilirà per loro quali sono gli esami più opportuni da inserire e compilerà per loro i documenti richiesti. Ecco, altra cosa importante è che un altro criterio di accesso richiesto è un livello di comprensione della lingua inglese pari al B2. Come può essere certificato questo livello? Attraverso un esame di lingua inglese per almeno 4 CFU, una certificazione di lingua inglese B2 riconosciuta da UNIMIB. Oppure l'Open Badge B-Between, denominato inglese B2, oppure per gli studenti di Scienze Psicosociali della Comunicazione attraverso la frequenza al laboratorio di inglese per la professione. Anche il livello B2 deve essere posseduto entro i termini di iscrizione, quindi entro il 30 luglio. Ecco, qui appunto abbiamo le date. La pubblicazione del bando avverrà entro maggio, a breve. La presentazione delle domande sarà tra il 10 giugno e il 30 luglio. La pubblicazione delle graduatorie sarà l'8 settembre e le lezioni del corso di laurea saranno ad inizio ottobre. Ecco,
Queste date ovviamente non sono ancora date ufficiali, per cui vi raccomando di consultare il bando, ma se ci saranno variazioni potranno essere variazioni minime di un giorno, ma orientativamente le date saranno queste. Ecco, recentemente il corso di laurea ha modificato il suo regolamento, il suo ordinamento, introducendo tutta una serie di novità all'interno della sua offerta formativa. In particolare sono stati introdotti due insegnamenti, l'insegnamento di psicologia dell'educazione nei contesti di apprendimento e l'insegnamento di psicologia clinica dello sviluppo, quindi due insegnamenti più di natura applicativa, diciamo. È stata ampliata la possibilità di scelta degli studenti, 5 su 11 esami sono a scelta, poiché pensiamo che, insomma, arrivati alla laurea, al corso di laurea magistrale, gli studenti abbiano maturato capacità sufficienti per operare anche delle scelte che possano orientare meglio la loro formazione, ed è stata ampliata la possibilità di svolgere stage curricolari. Purtroppo nell'ultimo anno gli stage curricolari esterni, in enti esterni, insomma, sono stati le possibilità di svolgere stage curricolari in enti esterni sono state molto limitate, ma speriamo presto di poter ricominciare queste attività in maniera continuativa. Anche il nostro corso di laurea prevede 120 CFU, naturalmente, che sono distribuiti in questo modo, e cioè ci sono 11 esami, come vi dicevo, 6 obbligatori e 5 a scelta, per un totale di 88 crediti formativi, quindi 8 crediti per ciascun esame, per 11 esami, quindi 88 crediti formativi. Sono poi previsti 16 CFU per laboratori e stage, 10 CFU sono previsti al primo anno e 6 CFU al secondo anno, e infine è prevista una prova finale che corrisponde a 16 CFU, che si compone della tesi di laurea magistrale e di un laboratorio di inserimento nel mondo del lavoro, che è obbligatorio e corrisponde a due CFU. Quali sono le aree di apprendimento? Sono essenzialmente tre, e cioè lo sviluppo tipico e i contesti educativi, lo sviluppo atipico, quindi la prevenzione, le attività di prevenzione di intervento e le competenze metodologiche. Naturalmente sono tre aree di apprendimento strettamente interconnesse tra loro, quindi non bisogna naturalmente pensare ad una separazione, segregazione netta tra questi tre ambiti. Le aree di sovrapposizione sono naturalmente molteplici. Quindi, nell'ambito dei processi di sviluppo tipico e dei contesti educativi, abbiamo tre esami obbligatori, che sono psicologia dello sviluppo cognitivo, psicologia dello sviluppo socio-affettivo, psicologia dell'educazione nei contesti di apprendimento. E poi una serie di esami opzionali, tra cui lo studente può scegliere, psicologia sociale dello sviluppo e organizzazione scolastica, emozioni e relazione nei processi di apprendimento, pedagogia nel contesto scolastico, pedagogia, interculturale. In quest'area ricadono anche, due laboratori, strumenti di valutazione delle relazioni nei contesti educativi, interventi di prevenzione e consultazione con gli adolescenti, a scuola. Nell'area di apprendimento dello sviluppo atipico abbiamo un solo esame obbligatorio, valutazione diagnosi nella neuropsicologia dello sviluppo, e anche qui diversi esami opzionali, tra cui lo studente sceglie, psicodinamica assessment della genitorialità, psicologia clinica dello sviluppo, psicologia dei bisogni educativi speciali e neuropsichiatria infantile.
Anche qui abbiamo laboratori tra cui lo studente può scegliere e sono mediazione del conflitto a scuola e in famiglia, valutazione e intervento in psicopatologia dello sviluppo, valutazione delle competenze dei disturbi linguistici, valutazione delle competenze e dei disturbi cognitivi nello sviluppo. Per quanto riguarda le competenze metodologiche, gli esami obbligatori sono metodi di ricerca e valutazione in psicologia dello sviluppo e metodi quantitativi per la psicologia dello sviluppo e a partire dall'anno prossimo è stato aggiunto all'attività formativa il laboratorio di deontologia professionale e tutela dei minori. Ecco, per quanto riguarda i laboratori e gli stage, è importante sottolineare che la frequenza ai laboratori è obbligatoria per almeno il 70% delle ore. Quindi, per esempio, nel secondo anno sono previsti 6 CFU di laboratori. Si può scegliere tra due diversi laboratori, quindi il totale delle ore di laboratorio al secondo anno è pari a 32 ore e il 70% di queste ore di frequenza è obbligatorio. Lo stage curriculare ha una durata di 150 ore, prevede una durata di 150 ore ed è possibile sceglierlo nel piano di studi in alternativa al laboratorio del secondo anno. Lo stage può essere svolto all'interno del dipartimento, quindi concordando lo stage con un docente del dipartimento di psicologia, oppure presso uno degli enti accreditati dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia e convenzionati con l'Ateneo. Ecco, qui vi ho riportato le valutazioni della didattica espresse dagli studenti, quindi sono studenti che hanno frequentato il corso di laurea negli anni scorsi. Le valutazioni del nostro corso di studi sono rappresentate dalla barra verde e vedete che sono buone rispetto agli altri corsi di laurea del Dipartimento e dell'Ateneo, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, sia per quanto riguarda l'efficacia didattica, sia per quanto riguarda la soddisfazione complessiva. E potete trovare anche voi questi dati a questo indirizzo web. Ecco, nel caso desideriate altre informazioni, naturalmente potete riferirvi sia a me, sia al vicepresidente del corso di laurea, che è la professoressa Laura Zampini. Il professor Gianmarco Mazzocchi, nel nostro corso di laurea, si occupa dei piani di studio e la professoressa Simbula è il nostro assicuratore di qualità. E naturalmente potete riferirvi anche alla nostra segreteria didattica. Bene, quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione. Anche per questo corso di laurea abbiamo pensato di farvi sentire la voce degli studenti attraverso un video che adesso vado a recuperare. Ciao, mi chiamo Eleonora e frequento il profano del corso di laurea magistrale di psicologia dello sviluppo e dei processi educativi. Io ho scelto la Bicocca perché offre un percorso formativo eccellente, corsi interessanti e opportunità che non tutte le altre università offrono. E ho scelto Bicocca perché è una garanzia di qualità, c'è un clima piacevole, sono docenti preparati e competenti. In più, cioè, sento che la mia voce può arrivare ai piani alti e anzi rappresentarli.
specifico ho scelto di iscrivermi in Bicocca, questo corso di laurea, perché rispetto ad altri atenei dei quali avevo valutato l'offerta formativa, ho ritenuto che questa fosse più completa e che concedesse un ampio spazio di scelta per approfondimenti personali. Ho scelto questo corso in Bicocca perché, uno, perché l'università ho sempre pensato fosse un'università molto moderna, molto al passo coi tempi e si è rivelata tale. Della Bicocca, in particolar modo il corso che ho scelto, ho capito sicuramente qual è la direzione che voglio dare al mio percorso di studio e quindi è stato di certo molto questa sera. Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe, per gli amici Peppe, ho scelto PSPE perché intanto in futuro voglio lavorare nel campo della psicologia e dell'educazione, quindi con scuola, insegnanti, studenti, ma anche genitori e quindi famiglie in generale. Oltretutto il programma di studi è molto flessibile, cosa che permette di personalizzarlo davvero tanto e crearsi quindi una sorta di curriculum con materie o più scolastiche, educative e pedagogiche o con materie più cliniche, neuropsicologiche, quindi improntate alla psicopatologia e ai disturbi dello sviluppo. Ho scelto PSP rispetto a clinica in quanto ero più interessata a un target più giovane rispetto all'adulto invece soprattutto anche al target adolescenziale, quello dei bambini, in quanto in futuro vorrei occuparmi proprio di questo o comunque lavorare nel campo educativo. E secondo me questo corso dà la possibilità di scegliere degli esami che siano molto mirati rispetto a ciò che si va a studiare, quindi che si focalizzano molto sull'adolescenza, sull'infanzia e su vari aspetti di esse. E inoltre permette di variare anche nel campo psicologico, passando da approcci più psicodinamici al campo neuropsicologico e così via, e prevedendo anche molte corse scelte per lo studente. Il punto di forza di questo corso di laurea, secondo me, è rappresentato dal fatto che nonostante l'approccio principale sia quello educativo o comunque scolastico, in realtà offre la possibilità di scegliere numerosissimi esami. Personalmente infatti sono molto interessata all'ambito della clinica e ho avuto la possibilità di seguire dei corsi anche in tal senso. Un altro punto di forza è la possibilità di effettuare uno stage presso strutture esterne, cosa che trovo molto utile soprattutto in merito alla possibilità di comprendere quale potrebbe essere la nostra futura occupazione. Sapevo che sarei andato incontro a delle lezioni decisamente di qualità e così è stato. Durante il primo semestre, ad esempio, abbiamo avuto modo di fare parecchi laboratori e lezioni interattive. Abbiamo avuto modo di avere per mano gli strumenti che poi faranno parte del nostro lavoro, abbiamo avuto modo di provarli, abbiamo avuto modo di vedere parecchi video riguardanti interazioni tra madre e bambino. Questo a me ha fatto molto piacere, anche perché le lezioni si sono rivelate spesso non solamente frontali, ma anche di discussione. Oltre ti troverai a dover confrontarti con insegnanti altamente competenti e soprattutto motivati nel loro insegnamento. E questo diciamo che ha incrementato anche il fatto che comunque la mia passione appunto verso questa disciplina aumentasse sempre di più. Mi piace soprattutto questo corso dei processi educativi, quanto la mia intenzione è successivamente di proseguire gli studi nell'ambito psicoterapeutico e credo che la psicologia dello sviluppo veramente ti dia le basi per comprendere come si cambia i vari processi vari momenti della vita l'essere umano, dalla fase prenatale a quella adolescenziale. In più, tenendo in considerazione anche il livello interattivo tra figure più importanti, quindi genitoriali, e l'ambiente e il contesto di vita. Ha arricchito molto il mio studio, soprattutto grazie all'interazione che ho ricevuto attraverso i miei
compagni, l'interazione diretta con i professori e i vari lavoratori che danno qualcosa di pratico, di maggiormente concreto. Di emergenza che stiamo vivendo dovuta alla pandemia, devo anche sottolineare una grande nota di merito alla BIPOCCA che si è assolutamente in tempi rapidissimi organizzata per fornire agli studenti tutti i tipi di materiali online. Anche durante questo periodo di stand-by a causa dell'emergenza sanitaria, la BIPOCCA è stata molto disponibile. Abbiamo avuto dei rappresentanti degli studenti, ma anche molti professori. Il modo insomma di come Bicocca si è attivato rispetto al Covid, vi posso assicurare che è una delle università veramente migliori in Italia. Ci dà anche molto questa proposta di questo video, perché a proprio di mancanza di ricerche, quindi qualche volta cerchiamo di raggiungere. Direi che proprio come commento finale sono contento che la mia scelta sia effettivamente risultata positiva. Lo consiglio veramente a tutti, per me è stata ed è tuttora una grande avventura, un grande piacere. Quindi non esitate a sceglierci. La consiglio vivamente dovessero chiedermi, se dovessi scegliere ancora questo percorso di studi che dovessi fare ancora in Bicocca, risponderei affermativamente. Direi che abbiamo concluso la presentazione di questo corso di laurea e quindi posso passare la parola alla professoressa Rossana Actis Grosso, che è vicepresidente del corso di laurea di Teorie Tecniche della Comunicazione e che vi illustrerà quest'altro corso di laurea magistrale. Arrivederci a più tardi. Grazie alla professoressa Turati, in realtà il corso si chiama Teoria e Tecnologia della Comunicazione, ma non è un problema, io adesso condivido lo schermo, saluto tutti, vi ringrazio di essere qui. Tutto a posto, vedete? Benissimo, allora io presento questo che è un corso di laurea che noi come Dipartimento di Psicologia organizziamo insieme al Dipartimento di Informatica, quindi è un corso di laurea interdipartimentale. È appunto il corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della Comunicazione e come è facile immaginare, prevede un'intersezione tra diverse discipline, tra cui le due che appunto afferiscono ai due dipartimenti, cioè le scienze cognitive e psicolinguistiche da un lato, l'informatica e le tecnologie della comunicazione dall'altro, ma anche il design dei prodotti e dei servizi interattivi, quindi tutte le discipline che hanno a che fare con la progettazione. È dunque un corso di laurea a carattere fortemente interdisciplinare. E la ragione per cui è importante che la psicologia sia all'interno di questo corso di laurea è che proprio ci occupiamo di comunicazione e quindi ci piace sottolineare l'aspetto cognitivo e sociale della comunicazione che chiaramente in questo periodo, è inutile dirlo, ce ne siamo accorti tutti, ma in realtà da molto tempo è mediato dalla tecnologia. Non sempre questa mediazione è positiva, l'aiuto, diciamo, che possono dare le scienze cognitive, psicolinguistiche e sociali è quello di invece essere un supporto, cioè che la tecnologia sia vista a supporto e ovviamente anche come modo per studiare la comunicazione mediata dalla tecnologia. A chi si rivolge? Si rivolge ovviamente a tutti i laureati del nostro dipartimento e dunque in generale
in scienze della comunicazione. Qua io ho scritto comunicazione e psicologia, ovviamente psicologia, però coloro che all'interno della psicologia hanno un particolare interesse per la comunicazione mediata dalla tecnologia. Si rivolge agli informatici, ai laureati in ingegneria informatica, in design industriale, in comunicazione digitale. All'inizio di questa presentazione, la dottoressa che si occupa di orientamento ha detto che è sempre possibile cambiare idea nella vita. E infatti noi in realtà ci rivolgiamo a tutti coloro che, avendo una triennale, una disciplina, diciamo, qualunque, decidono invece di approfondire questo aspetto. Quelli che ho riportato qui invece sono proprio quelli a cui noi ci rivolgiamo di lezione, quelli che noi speriamo di raggiungere, che di fatto raggiungiamo. E infatti esistono delle regole di accesso, ma chi proviene da questi corsi di laurea ha dei requisiti estremamente più semplici da rispettare. Come vedete, è un corso di laurea di successo perché ogni anno il numero aumenta progressivamente e essendo noi un corso di laurea praticamente unico in Italia, adesso da poco ne è stato aperto anche un altro a Rovereto, attiriamo anche molti studenti da fuori, quindi abbiamo un quarto di studenti bicocca, due quarti lombardi e un quarto di studenti fuori regione. Quali sono gli sbocchi professionali? Questo è l'unico corso di laurea del nostro dipartimento che non consente l'accesso all'ordine degli psicologi. Quindi tutti coloro che intendono perseguire una strada di tipo clinico non sarebbero qui al posto giusto. Noi ci rivolgiamo in particolare a tutte quelle, nonostante sia un corso di laurea che esiste da circa 15 anni, le professioni a cui noi ci rivolgiamo sono sempre e costantemente definite le nuove professioni. Quindi abbiamo anche in questo caso tre, le nostre tre macro aree, l'area della comunicazione, online e offline, l'area dell'interaction e l'area dei contenuti. Quindi progettazione, sviluppo, valutazione, design e valutazione dell'interfaccia utente, che noi in gergo definiamo UI, per quanto riguarda l'area della comunicazione, per quanto riguarda l'area dell'interaction, è un settore sempre in enorme espansione, quindi quando si parla di valutazione dell'esperienza utente, che è un termine ormai abbastanza ubiquo, magari quando ho iniziato io si parlava di siti web, poi di app, poi di wearable technologies, c'è sempre, sempre qualcosa di interessante per uno psicologo nella valutazione di queste interazioni tra essere umano e tecnologia. E l'area dei contenuti, che ovviamente riguarda invece l'aspetto di valutazione di contenuti testuali, visivi e multimediali, ma sempre per i canali editoriali di tipo digitale. Quindi abbiamo molte figure professionali. Qui ho riportato una serie di esempi che, come vedete, sono tutti in inglese. Il corso di laurea è in italiano, ma alle aziende piace parlare inglese, quindi abbiamo il creative director, il brand consultant, abbiamo l'interaction designer, lo user experience designer, il web journalist, il content marketing manager. Ecco, in italiano c'è addetto stampa. Però, insomma, gli sbocchi professionali non mancano di sicuro e infatti abbiamo una situazione occupazionale molto positiva. Oltretutto anche questa con un trend sempre più soddisfacente, no? Si partiva dal 60% nel 2015, si arriva quasi all'80% nel 2019 a persone che non solo lavorano, ma sono soddisfatte del proprio lavoro con una media di 7,3 su 10 per quanto riguarda la soddisfazione per il lavoro svolto. Poco tempo dalla laurea al lavoro, ci tengo a dire che è proprio lavoro, perché a volte con questi dati di Alma Laurea uno dice lavoro, ma in realtà è diciamo, un po' pagato poco, mentre qui si trova proprio lavoro nel giro di 2 o 3 mesi. Però tutto questo quadro positivo di lavoro trovato, soddisfazione del lavoro trovato, vedete 60% ritiene molto adeguata la formazione professionale acquisita
all'università e l'altro 40% non è che dice che non è adeguata, magari non è così molto, ma è solo buona. Quindi sono tutti soddisfatti. Beh, tutto questo meraviglioso quadro emerge soprattutto perché il 75%. Scusate, l'82,4% dei laureati del 2019, perché questi sono i dati che io avevo a disposizione, ha frequentato più del 75% degli insegnamenti previsti e nessuno ha frequentato meno del 25%. Quindi è un corso di laurea in cui bisogna frequentare. Perché? Perché ha un'impostazione fortemente laboratoriale. I nostri esami sono tutti, praticamente tutti, a progetto, quindi con degli esami che hanno un'azione non standard, si prevedono dei gruppi che lavorano su un progetto laboratoriale. È un elemento pensato da tutti, quindi dagli studenti, da noi docenti, perché dà molta soddisfazione vedervi imparare proprio a fare le cose bellissime. E anche ovviamente dagli stakeholder, quindi le parti sociali, eccetera, però è estremamente impegnativo per noi, ma soprattutto per voi. Quindi non è un corso di studio adatto a chi lavora a tempo pieno o chi ha forme poco flessibili, no? Per cui dice io, per esempio, per forza di cose non posso mai frequentare il mercoledì. Non è il caso, ecco, di iscriversi. E invece quello che noi suggeriamo, perché ovviamente ci sono delle situazioni di questo tipo, cioè persone che desiderano approfondire la loro formazione anche lavorando a tempo pieno, noi suggeriamo di iscriversi ai corsi singoli, quindi cominciare a fare uno, due, tre esami, prendendo solo quei corsi lì. Dopodiché, con quei due o tre esami si può decidere se è più che sufficiente come approfondimento oppure iscriversi. A questo punto questi esami vengono dati per buoni. Quindi è una formula, diremo, abbastanza simile all'iscrizione a tempo parziale. I piani di studio sono utilizzabili e questo per forza abbiamo un corso di laurea interdipartimentale, non informatici in psicologi, psicologi. Abbiamo a entrambe le figure professionali qualcosa dell'altra disciplina. Quindi da un lato il suggerimento che noi diamo sempre agli studenti è quello di tesaurire i propri punti forza, quindi se sei uno psicologo rimane tale, non rimane informatico e fai forza sulle tue competenze però. Non, ovviamente, non dimenticarti che questo è un corso di laurea che prevede l'informatica, quindi colma le lacune e cerca di spostare un po' la linea, in modo, perché diversamente, insomma, non ha senso iscriversi a questo corso di laurea. Abbiamo degli eccellenti corsi, dove, come psicologo puoi rimanere tale. Quindi l'area di studio, l'area di studio che riguarda il Dipartimento di Psicologia comprende comunicazione linguistica, percezione psicofisica, ergonomia cognitiva e psicologia sociale. L'area di studio invece che riguarda la comunicazione mediata del computer concerne gli strumenti di comunicazione e interazione web-based, i sistemi per la comunicazione e la collaborazione in aziende, sistemi informatici ovviamente, applicazioni delle tecnologie marketing e abbiamo anche gli aspetti giuridici, perché nonostante diciamo non siamo solo due dipartimenti, però c'è un corso proprio preso dal Dipartimento di Giurisprudenza che affronta gli aspetti giuridici della comunicazione e dell'informazione. Poi abbiamo l'area di studio della progettazione, quindi di design di prodotti e servizi. Quindi design di applicazioni e servizi interattivi, progettazione di servizi visiva, design delle interfacce, sistemi complessi, semantic web, gestione della conoscenza. Allora, vi dicevo che a chi ci rivolgiamo, no? Ai famosi corsi di laurea che ho detto prima, i quali è previsto, quindi per chi ha una laurea in classe L20 Scienze della Comunicazione, L24 Scienze Tecniche Psicologiche, L31 Scienze e Tecnologie Informatiche, L8 Ingegneria dell'Informazione,
L4, disegno industriale, poi con gli analoghi del vecchio decreto ministeriale, e sono richiesti 12 CFU complessivi nei settori INF01, INGINF05, MPSI01, MPSI05, ICAR17. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu ti sei laureato in psicologia, 12 CFU li hai, per forza. Se ti sei in CFU, li hai. Non vuol dire tu di sicuro di CFU. Quindi, in pratica, i requisiti di accesso per le nostre lauree sono praticamente garantiti. Tutti gli altri, cioè tutti coloro che vengono da altre lauree, possono comporre, quindi possono raggiungere non 12, ma 16 nel loro caso, 16 CFU complessivi, magari avendone, non so, 8 di psicologia, 4 di informatica, 4 di CAR17, o anche tutti e 16 in psicologia. Però state attenti, state molto attenti, perché io non so quanti qui online siano della Bicocca, per quelli della Bicocca il problema non sussiste, ma per le persone che sono di altri atenei, se anche per qualcuno del qualche eventi Bicocca ci è capitato, non sempre i criteri sono soddisfatti. Quindi le L20 sono in Italia molto varie e non tutti hanno questi requisiti. Quindi controllate l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione del relativo settore scientifico disciplinare. Se vedete che insomma vi manca qualcosa, è successo molte volte, dovete fare un esame extracurricolare se volete venire da noi. Quest'anno, proprio perché i numeri cominciano a diventare abbastanza impegnativi, in realtà non sono enormi, avete visto 160 iscritti, però 160 iscritti con una modalità laboratoriale sono quasi ingestibili, allora abbiamo rafforzato molti insegnamenti, con lo sdoppiamento in particolare di diversi insegnamenti obbligatori, abbiamo rafforzato il tutoraggio disciplinare, in TTC sono i tutor molto presenti, praticamente ogni corso ha un tutor dedicato, e stiamo lavorando alla revisione del regolamento in sostanza e anche della prova finale con relativa assegnazione dei relatori, perché finché ovviamente gli studenti erano un numero limitato era facilissimo per loro trovare il relatore, adesso incominciano ad avere il problema, anche perché per noi ovviamente anche noi prevediamo uno stage prelaurea e le aziende si sono adattate molto presto alla situazione Covid, quindi sono riuscite a garantire un altissimo numero di stage, però insomma diventa sempre più difficile con questi numeri, quindi stiamo cercando di dare una gestione più fluida. E comunque noi siamo molto student centered, quindi facciamo a tutti i ragazzi che si iscrivono un colloquio di ammissione, quindi che tu entri in automatico o meno, noi facciamo un colloquio di ammissione proprio teso a valutare il progetto individuale, cioè che cosa hai scritto a TTC, che cosa ti aspetti di portare a casa con quello che poi noi in realtà siamo in grado di offrirti. Su richiesta, per persone che hanno esigenze particolari, facciamo anche dei colloqui individuali. Abbiamo organizzato dei seminari introduttivi, diciamo di azzeramento, per a settembre, quindi gli psicologi sono caldamente invitati a farsi il seminario di introduzione all'informatica e viceversa gli informatici, tutti, tranne quei pochi che vengono da corsi di laurea specificamente dedicati al design, si fanno web design, e tutti per me, perché io sono convinta che un bel ripasso di statistica anche agli psicologi va sempre fatto. Quindi la struttura del corso di laurea, come vi dicevo, è molto personalizzabile, perché noi abbiamo insegnamenti obbligatori, quasi tutti del gruppo psicologico, solo il primo anno. Quindi nel primo anno sono cognizione del linguaggio, ergonomia cognitiva, diritto dell'informazione, e c'è il laboratorio di comunicazione visiva che sono solo 4 CFU, ma è molto impegnativo, e poi due insegnamenti a scelta, di cui tutti dell'area informatica, e un insegnamento che è a scelta, ma neanche tanto,
che è o psicofisica e percezione o psicologia cognitiva per la comunicazione, laddove chi viene da psicologia non può fare psicologia cognitiva per la comunicazione, perché sarebbe in sostanza, anche chi viene da scienza della comunicazione ovviamente, sarebbe in sostanza una ripetizione. E invece il secondo anno gli insegnamenti sono tutti a scelta, e come vedete sulla sinistra abbiamo quelli presentati dal nostro dipartimento, sulla destra quelli di informatica, e poi ovviamente stage e prova finale. Come vi dicevo, i corsi obbligatori sono quasi tutti al primo anno, e qui abbiamo riportato quelli che sono i corsi più tecnologici, quindi per gli psicologi, quelli che devono affrontare in maniera un po' più nuova, in rosso, in arancione sono quelli, insomma, come digital marketing o laboratorio di comunicazione visiva, che non sono proprio tecnologici, però neanche molto psicologici. E questi sono quelli che a voi probabilmente non devo dire, e cioè i corsi più psicologici, il mio, ergonomia cognitiva, cognizione e linguaggio, psicofisica e percezione, cognitiva per la comunicazione, e i corsi del secondo anno, Applied Social Cognition, Consumer Psychology, psicologia delle influenze sociali, strumenti di indagine per le organizzazioni immediate. Qui, proprio velocemente, non sto a perdere molto tempo, giusto per dire che abbiamo riportato degli esempi, perché tu puoi costruirti il tuo percorso a seconda di quello che vuoi diventare. Se vuoi diventare un front developer, approfondirai di più elementi di informatica, di data semantics, di digital marketing. Se vuoi diventare invece lavorare nel marketing della comunicazione, affronterai di più comunicazione digitale, sistemi informativi, data visualization ovviamente, e tutti gli insegnamenti di psicologia. Lo schema, sì, cioè nel senso, come vi dicevo, gli esami obbligatori non sono molti, quindi se addirittura questo schema vi sta stretto, evidentemente non siete nel posto giusto, cioè devo per forza dire questo che è. Bene, se desiderate saperne di più, ovviamente voi già lo sapete, stiamo registrando, tutto verrà reso disponibile, però noi abbiamo delle slide con l'audio registrato online, e potete sempre mandarci delle email, perché siamo disposti e ben contenti di dare delle informazioni. Adesso farei partire il video. Abbiamo anche noi un video, che però se non si sente fatemi sapere, lo tolgo. Nel video ci sono le testimonianze di tre studenti, di cui una, come vedrete, non è laureata quest'anno, ma si è laureata l'anno scorso, però mi faceva piacere condividere con voi la sua esperienza. Ciao a tutti, sono Corinne Schillizzi e mi sono laureata in Teoria e Tecnologia della Comunicazione a marzo del 2018. Attualmente lavoro come User Experience Designer in Digital Entity, che è il design studio di Entity Data, che è un'azienda giapponese. Ma prima di lavorare come User Experience Designer, in realtà ho lavorato anche come front-end developer e successivamente anche in una piccola agenzia di marketing. La possibilità di cambiare lavoro così facilmente in realtà l'ho avuta grazie alla formazione fornita da Teorie e Tecnologie della Comunicazione. Questo perché TTC in realtà è una facoltà che permette sia di imparare delle discipline molto a fondo, quindi avere una formazione specifica nell'ambito dell'informatica e della psicologia, ma permette anche di avere un approccio multidisciplinare. Infatti vi troverete a studiare anche diritto, marketing, quindi delle materie molto differenti tra di loro e che sicuramente in ambito lavorativo risulta molto molto utile. Questo perché almeno per la mia esperienza mi sono resa conto che all'interno di un gruppo di lavoro avere la capacità di parlare con figure differenti che hanno punti di vista differenti è molto importante, perché permette di utilizzare un linguaggio condiviso e quindi di raggiungere al meglio gli obiettivi di progetto.
Ma un altro aspetto positivo di teorie e tecnologie della comunicazione, a mio parere, è quello di permettere agli studenti non solo di imparare nozioni e informazioni, ma anche fare alcuni progetti pratici che permettono di comprendere come l'aspetto più teorico possa essere utile poi nel mondo del lavoro. E questo permette quindi di avere un approccio sia teorico ma anche pratico alle discipline come la psicologia e l'informatica, che appunto sono i due pilastri di questa facoltà. Dunque, sicuramente se siete interessati alla tecnologia e a tutto l'ambito digital, teorie e tecnologie della comunicazione fa il caso vostro. Quindi non posso fare altro che augurarvi in bocca al lupo per questa importante scelta. Nulla, quindi saluto, in bocca al lupo, ciao a tutti. Ciao, io mi chiamo Valentina, mi sono laureata in Teoria e Tecnologie della Comunicazione a marzo del 2019, quindi un anno e un mese fa. Lo stesso mese ho iniziato con uno stage a lavorare per BDM, che è un'azienda che si occupa di digital transformation. Adesso lavoro attualmente in questa azienda come business analyst e mi occupo di progettazione di progetti più disparati, da app mobile a progetti di intelligenza artificiale, interfacce conversazionali. TTC secondo me è il percorso giusto per voi se cercate un percorso professionale nel mondo digital, indipendentemente dal background che avete precedentemente. Io per esempio ho fatto comunicazione in triennale e adesso faccio tutt'altro. Mi occupo più della parte di analisi funzionale, un po' programmo, faccio business intelligence. Secondo me questo corso può esservi utile perché vi farà toccare con mano diverse frasi dei processi aziendali e in maniera proprio approfondita su quello che vuol dire fare progetti. Quindi si toccano fase di requisiti, fase di design, progettazione, fino all'implementazione del codice. La cosa più utile a mio parere comunque sono state le modalità in cui gli esami venivano, ovvero molti di questi prevedevano dei progetti che ti permettevano di confrontarti con persone dal background all'interno del corso differente al tuo, ma anche in facoltà, quindi lavorando anche con persone di informatica, e quindi questo ti fa molto respirare quella che poi sarà la vita d'azienda. Un'altra cosa che comunque vi posso dire è che molte delle cose che ho fatto in TTC mi sono tornate utili a più riprese nel mio lavoro, quindi se cercate comunque un corso che dia un approccio anche già molto pratico a quello che poi potrete fare nel mondo del lavoro, probabilmente è il corso giusto per voi. Quello che non vi deve mancare, secondo me, è molto la curiosità di quello che accade tutti i giorni, se cercate anche magari un corso di laurea che vi dia sempre stimoli nuovi. È una cosa che imparerete tantissimo durante il corso e poi ve la porterete nel mondo del lavoro. Per il resto vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per questa scelta ardua e un saluto. Ciao, mi chiamo Roberto e sono un progettista di interfacce digitali, interaction designer. Alle mie spalle c'è la sede di Google Zurigo, che è il più grande ufficio di Google in Europa, dove vengono progettati e sviluppati prodotti come Google Calendar, Google Assistant e YouTube, i team di cui faccio parte. Che cosa ha a che fare tutto questo con il corso di laurea magistrale in teoria e tecnologia della comunicazione? Come avrete già immaginato, sono un ex studente del corso. Mi sono laureato infatti in una delle sue primissime edizioni. Durante il corso di TTC ho avuto modo di approfondire delle aree che oggi sono alla base del mio lavoro, come psicologia cognitiva, ergonomia cognitiva, comunicazione visiva, interaction design, fino ad arrivare allo studio dell'intelligenza artificiale e del natural language processing, che è alla base dei motori di ricerca come Google. Dietro al nome forse un po' misterioso di TTC si nasconde un carattere estremamente interdisciplinare, che è il suo punto di forza. Offrire cioè una panoramica approfondita su tutte le diverse aree e sottodiscipline che compongono il grande mondo della comunicazione digitale.
Se nella tua vita vuoi diventare un user experience designer, un interaction designer o un media designer, sicuramente TTC è il posto giusto per te. Oggi è una delle sue primissime edizioni. Durante il corso di TTC ho... Bene, direi che... Scusate. Ho fermato il video perché cominciava a saltare, a ripetersi un po', comunque era proprio il testimonial di Google, incredibile. E quindi vi ringrazio e passo la parola ad Alessandra.